Gianni Martini, genovese, musicista, compositore, direttore di coro, insegnante, autore di testi didattici. Una lunga carriera alle spalle, lunga carriera musicale e un'esperienza che si snoda attraverso i decenni più entusiasmanti della musica più recente, gli anni 60 e 70. Per cominciare, quando hai preso in mano la prima chitarra per la prima volta e quale musica ti ha formato quando eri ragazzo? Ma io ho iniziato a suonare, come molti, in parrocchia. Questo in qualche modo diciamo fa vedere come ci sia una continuità storica col fatto che appunto gli oratori parrocchiali, che già era così nel Medioevo, no? Uno imparava a cantare, a fare il cantore nelle parrocchie, è continuata fino a non molto tempo fa. Ho iniziato in parrocchia perché c'era un giovane sacerdote, che adesso è un'autorità, si chiama Paolo Rigon, che appunto era aperto alle nuove idee e quindi era intenzionato a instaurare con i giovani un dialogo e fece partire alcune attività fra le quali la musica. E mio padre, che avrebbe sempre voluto che io imparassi uno strumento, vedendo questa cosa, io frequentavo già allora la parrocchia e mi mandò, fu accondiscendente, a comprarmi una chitarra e quindi iniziai a suonare nel 1966. Quindi io sono del 52, quindi avevo 13 anni, grosso modo, un po' più di 13 anni. E iniziai con la canzone di protesta, con il beat, no? Con il beat, di cui una parte era la canzone di protesta, quindi ovviamente i Beatles, i Rolling Stones, gli Equipe 84, i Nomadi, i Rocks, i Dick Dick, insomma tutti questi, Bob Dylan, stavo per dimenticare uno dei più grandi, e insomma un po' tutto quel clima lì, ecco, sostanzialmente. Quindi noi tiravamo giù dai dischi, nessuno sapeva alcunché, e quindi noi tiravamo giù dai dischi gli accordi, le cose, poi si formavano i complessini. Una strada che tutti in quegli anni hanno percorso, ecco. Dunque, com'era l'atmosfera musicale genovese poi negli anni 60 e 70? Io so che dal punto di vista dei canali ufficiali, istituzionali, non è che ci fosse grande attenzione per le novità. Due concerti dei Beatles in Italia, a cui la RAI aveva ritenuto di non mandare neanche una telecamera, tre concerti di Jimi Hendrix passati assolutamente in sordina, quindi questo dal punto di vista dei canali ufficiali. Però il fermento sotterraneo com'era a Genova specialmente? Ma direi abbastanza buono, nel senso che Genova è sempre stata una città molto, molto viva, no? Io lo dico sempre con un po' di spunto polemico, perché credo che faccia sempre bene, anche perché ho una mentalità costruttiva e non distruttiva. Quindi è chiaro che a fronte di una sordità, parlando di musica, mi sembra che la parola sia adeguata per opposizione. Parlando di sordità istituzionale, a questa sordità corrisponde invece una grande vivacità della scena musicale genovese, che tutta l'Italia ha sempre riconosciuto. Non basterebbe pensare appunto appunto alla canzone d'autore, piuttosto che ai musicisti che come me hanno fatto poi, diciamo così, i freelance, i turnisti, con queste orribili parole chiamiamo il fatto di suonare su progetti che non sono i propri ma sono di altri, e i musicisti genovesi sono sempre stati molto molto apprezzati, no? Ecco, quindi sparsi un po' con vari gruppi. Però la scena musicale di quegli anni era indubbiamente molto molto frizzante, no? C'erano tantissimi gruppetti, la parola band ancora non si usava, complesso, la parola era complesso, che insomma si presta anche a letture un po' ironiche. Ma comunque, diciamo, c'era questo fermento di ragazzini, di adolescenti che suonavano, e questa cosa per alcuni aspetti è continuata, c'è tuttora, no? Allora era effettivamente una cosa. Un fenomeno anche dal punto di vista sociologico assolutamente nuovo, no? Cioè nuovo anche il fatto che all'inizio della loro carriera, per esempio, molti di questi erano degli adolescenti. I Beatles erano, quando hanno iniziato, quando è uscito Love Me Do nel 1962, erano dei ragazzini, no? Quindi, ma tutti, no? I Rocks, piuttosto che i Rolling Stones, se tu guardi le copertine dei primi 45 giri, Bambini. sembrano appunto dei bambini.
bambini quasi, ma basterebbe poi pensare a Rita Pavone, Gianni Morandi, anche cantanti ed interpreti che noi non apprezzavamo perché noi eravamo dei turbolenti e quindi ci interessava di più l'aspetto di rottura, ma in realtà rispetto al costume diciamo musicale, non solo, al costume in senso generale, quel modo di porsi era già un modo di rottura, no? A guardare adesso e pensare com'era la società di allora, col controllo del Vaticano dal punto di vista della televisione, della Democrazia Cristiana, dal punto di vista dei partiti politici, è chiaro che un modo di cantare assolutamente fuori dagli schemi, come poteva essere quello di Noccolato di Gianni Morandi, piuttosto che di Celentano, o anche questa ragazzina ribelle che era Rita Pavone, è evidente che erano comunque elementi di rottura, ecco, su un piano più del costume, no? Anche dell'ingenuità, se vogliamo, ma comunque reale. La scena musicale, ti dicevo, era molto, molto effervescente, no? C'erano tanti, tanti complessi, e da questi poi sono usciti anche musicisti di ottimo livello. Come puoi immaginare, come dire, si parte in mille, poi si arriva in un numero per forza di cose, quasi un dato fisiologico, diciamo per forza di cose, in un numero ridotto, no? Però ricordo che appunto c'erano gli Apostoli, poi c'era Bambi Fossati, prima con i Glimmer, dove dentro c'era ancora Marco Zuccheddu. Poi si separarono e Marco Zuccheddu con altri fece prima i Plep, che poi diventarono Nuova Idea, e poi invece Bambi fece i Garibaldi, ma c'erano gli M, questo più verso appunto fine anni 60 e primissimi anni 70, tanti altri, anche i Sagittari, no? Da cui sì, poi nacque il delirio, poi i New Trolls, ovviamente, no? Uno dei gruppi più significativi, a ridosso tra progressive più di ricerca, e una vena anche un po' più commerciale, perché i New Trolls, come dire, azzeccarono una serie di 45 giri che rimasero sì, primi in sì, parade per un po' di tempo, no? Comunque la scena musicale era molto, molto viva, e nei locali dove si suonava, io da ragazzino andavo a sentire. Fatto così. E soprattutto andavo a sentire, mi piacevano in modo particolare Bambi e Marco Zuccheddu. Tra l'altro, una cosa, uno dei motivi per cui a Bambi poi l'ho raccontato, perché appunto è un mio carissimo amico, io indirettamente ho iniziato un po' a suonare anche per merito suo, nel senso che il padre di Bambi era un collega di lavoro di mio padre. Mio padre avrebbe voluto sempre che io suonassi, lui era un appassionato di musica lirica e gli piaceva la musica, no? E quindi gli sarebbe piaciuto che io facessi qualcosa, appunto, e mi disse: ma guarda, c'è un mio collega che ha il figlio che suona, eccetera. Allora, quando venne quella iniziativa in parrocchia, subito mi mandò, e quindi poi andai a sentire Bambi proprio i primissimi tempi, erano ancora i primi tempi per loro. Fecero una volta un concorso che si chiamava il concorso Rapallo Davoli, che si svolgeva a Rapallo nel Cursal, ed era sponsorizzato dalla Davoli, che era una marca di strumenti musicali, no? E lo vinsero un gruppo che poi ebbe un certo successo a livello nazionale, i Corvi di Parma, perché era un concorso nazionale, venivano letteralmente da tutta Italia. Poi c'era questa rivista, queste due riviste, ma soprattutto una, Ciao Amici, che poi divenne Ciao 2001, almeno una costola, e Big, che erano le due riviste. Big era un po' più commercialotta per noi, il nostro Vangelo era Ciao Amici, infatti io c'avevo tutti i numeri, e Ciao Amici pubblicava, mi ricordo, le recensioni, pubblicava chi dei giudizi sui gruppi, ma soprattutto la classifica, no? E mi ricordo che i Glimmer andarono abbastanza avanti, arrivarono più o meno alle ultime puntate, no? Diciamo così. E quindi, insomma, io andavo a sentire Bambi fin dall'inizio, ancora loro erano con la divisa modello Beatles, perché sì, i Beatles erano un cliché, c'erano i Rolling Stones che erano più anarcoidi, e i Beatles che invece erano proprio con la divisa. Io stesso avevo la giacca alla Beatles, il cappello alla Beatles, i stivaletti alla Beatles, era un po' così, ecco. E quindi
andavo volentieri a sentirli, ecco. Che ve li facevate fare perché non si trovavano nei negozi? No, 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 si trovavano. Ecco, il bello di allora, e questo mi è capitato anche di dirlo, mi hanno invitato una volta a parlare all'università un po' sulla musica di quegli anni, sulla differenza tra lo slancio dei giovani di allora e quello di oggi. Ecco, allora le cose, almeno in Italia, non c'erano. Allora tu ti dovevi impegnare per trovarle, no? Come io credo che la cultura in generale, ora non voglio aprire una parentesi, ma in generale deve essere sempre frutto di uno sforzo. Avere le cose lì, questo cito Gaber, averla così spalmata sul pane che la puoi prendere, diventa un oggetto che invece implica sforzo, no? E allora noi ci sforzavamo di andare a cercare queste cose, non c'erano, no? Quindi io mi ricordo che andavo a provare a fare delle jam session, partivo in alcuni posti di Genova, non ci sono mai più tornato, sulle alture di Sestri, andavo a Ponte Deci, magari telefonava uno, venite a fare una session, ma come arriviamo? Li prendevamo un autobus con le chitarre, eccetera. C'era un periodo in cui noi provavamo a Sussisa, che è un paesino, prendevamo Lazzi, Puzzolentissimo, che è un paesino sopra Sori la domenica pomeriggio. Oggi mi capita di parlare con dei ragazzi, se gli devi dire di andare dal centro fino a Bogliasco piuttosto che andare a Bolzaneto, diventa già un dramma. Quindi quello che secondo me è cambiato, poi io non sono né un nostalgico, non sono né un apocalittico né un integrato, no? Come per citare il titolo di un libro di Eco, ma intendo dire certamente si è modificato, no? Ecco, in questa modifica mi sembra che si sia perso un po' l'entusiasmo, no? Cioè, mentre invece allora, proprio perché le cose non c'erano, noi ci impegnavamo e ci sbattevamo proprio per cercare. Allora la Giacalabito, tu girando c'era qualcuno che ti diceva che l'aveva vista in un negozio, allora tu andavi e magari c'erano due esemplari e li prendevi, no? Ecco, però non era tutto lì, ecco, il market, cioè il discorso, anzi sono stati i Beatles per primi a inventare il merchandise, perché non c'era, no? Adesso esce un gruppo, c'è subito il gadget, ecco. Allora il gadget non sapevamo nemmeno che cosa, non c'era, semplicemente. E come sei arrivato poi all'esperienza con il Delirium, con la famiglia di Ortega, l'assemblea musicale, teatrale, poi alla fine il teatro canzone di Gaber, certo. Per cui hai partecipato in qualità di chitarrista per diverso tempo. Vorrei che ci spiegassi un po' questo periodo. Sì, guarda, io appunto ero ragazzino, suonavo nei gruppi, diciamo, di studenti, no? Nei gruppi di amici, e frequentavo con i miei amici un locale che si chiamava Christie's, prima ancora Snoopy e poi Christie's, e questo era uno dei locali insieme a un altro che era subito sotto, proprio in linea d'aria, saranno stati 100 metri a dir tanto, che si chiamava Rendezvous, e poi anche quello aveva cambiato nome, ma in questo momento non mi ricordo come si chiamasse, Gallery Club, ed era uno in salita della Tosse, che fu poi, divenne quello stesso locale, la prima sede del Teatro della Tosse, per cui il nome Teatro della Tosse deriva dal fatto che la loro prima sede era in salita della Tosse, che è quella stradina che sale all'inizio di via San Vincenzo, venendo da Brignole. E poco sopra c'era questo Christie's, e beh, lì gestito da Alberto Canepa, che poi divenne un mio carissimo amico, e lui allora aveva grosso modo 3 anni più di noi, e sono in quella fascia di età dove 3 anni sono ti tantissimi. Sembrano una vita, e gestiva questo locale, e appunto noi andavamo sempre lì, sia il sabato pomeriggio, sabato sera, domenica pomeriggio e a volte anche domenica sera, e andavamo a sentire appunto i Garibaldi, i Plepp, poi la Nuova Idea, gli Hem, e poi anche altri gruppi. Ma allora c'era ancora l'usanza, che oggi sembrerebbe fantascienza, che un gruppo faceva, se non tutta la stagione, metà stagione. Per esempio i Garibaldi, poteva succedere che per, che ne so, 4 mesi, tutti i sabati pomeriggio e sera, tutte le domeniche pomeriggio, perché allora c'era la domenica pomeriggio, cosa che ormai si è persa completamente, tu andavi lì e era una rockteca, no? Anche se non si usava ancora questo nome, c'era la discoteca, si ballava e poi andavi a sentire questi gruppi. E io ero lì, finché poi ci venne
si venne a sapere che cercavano in alcune sere per vivacizzare le serate infrasettimanali, fecero delle jam session ed erano aperte anche a giovani. Io appunto mi presentai e tra l'altro in quel momento lì ebbi modo di vivere un'esperienza bruttissima con un paio di musicisti di cui non dico i nomi per questioni di stile, ma che mi ferì molto. È una cosa che mi porta addosso ancora adesso, anche se sono passati 40 anni. Vissi una bruttissima esperienza una sera, ma comunque al di là di questo aspetto iniziai a introdurmi lì dentro. Io ero il più giovane e cominciai a suonare in queste session e poi si mettevano in gruppi assolutamente estemporanei. Durante la settimana si provava e poi la domenica pomeriggio si suonava, si occupava mezzo tempo di questo con performance molto lunghe, no? Allora c'erano dei pezzi che suonava che duravano la facciata di un vinile, no? Quindi, ecco, e quindi da quell'esperienza lì venne poi fuori alcuni di questi gruppi estemporanei. C'era anche Ivano Fossati, che io conoscevo già da prima perché lui frequentava Marassi, perché abitava o comunque frequentava Piazza Galileo Ferraris, e quindi ogni tanto ci si incontrava anche nei concorsi. Lui suonava in un gruppo che si chiamavano I Poeti e il nostro gruppetto ci chiamavamo I Vampiri prima, e poi avevamo tolto l'articolo perché era uscito Hendrix, avevamo visto che i gruppi non avevano più l'articolo, avevamo tolto l'articolo. Vabbè, ma a parte questo, poi avevamo cambiato nome, ci chiamavamo Crow, che era una tribù indiana, e ci erano simpatici. E quindi con Ivano ci si conosceva già, no? E a un certo punto Alberto Canepa, con cui nel frattempo si era iniziato un po' a fare amicizia e sulla scorta anche di una reciproca simpatia, mi telefonò una sera o mi disse una sera che questo gruppo che si chiamava Delirium, che avevano già fatto il canto di Osanna, avevano avuto un certo successo al Festival di Bari, che io vidi in televisione, e cercavano un chitarrista in più, perché avevano un chitarrista ma era solamente un chitarrista ritmico, cercavano un chitarrista elettrico, e quindi se poteva interessarmi andare a fare una prova con loro. Allora io una sera mi ricordo che andavo a casa di Ivano in via Fieschi, perché uno dei suoi genitori abitava su in via Fieschi, e si andò lì, io portai la chitarra, e siccome studiavo chitarra classica, studiavo già musica seriamente, studiavo chitarra classica, feci un adattamento dell'Adagio di Albinoni per chitarra classica, e in qualche modo la mia performance è un po' emozionata, ma comunque fu ritenuta sufficiente, no? Quindi iniziai, entrai nel gruppo, e da lì a poco mi disse appunto che c'era in ballo di andare a Sanremo, e quindi si cominciò a provare il pezzo che si doveva fare poi a Sanremo, e da lì in poi diciamo che la mia carriera professionale effettivamente è iniziata lì. Prima, devo dire, e lo dico sempre con grande affetto, io in realtà mi guadagnavo da vivere, nonostante andassi a scuola e la professoressa di latino al lunedì mi mazzugliasse sempre perché arrivava a scuola con gli occhi, con le borse sotto gli occhi, però suonavo al Maxi di San Piero d'Arena e in un gruppo che c'è tuttora, perché si è rimesso insieme non tanto tempo fa, che si chiamano i Beatnik, dove c'è dentro Mauro Boccardo, e io suonavo con loro, e si facevano allora 4 date alla settimana, che è una cosa che quando lo racconto ai ragazzi sembra, se uno fa 4 date in un anno, alle volte noi facevamo pagati, non con la pizza, cioè noi in regola con i contributi, io per tutta la stagione, per tutta quella stagione lì, ho suonato 4 sere alla settimana della settimana normale, se poi erano settimane tipo le vacanze, le feste di Natale, molto di più. Bene, e quando mi capitò questa occasione, io che già da allora mi ritenevo, mi sono sempre sforzato di essere una persona seria, dissi: Mauro, guarda, mi è capitata questa occasione, che è un'occasione importante, io però ho dato fede a voi di esserci,
e quindi se voi mi dite di non andare, io non vado. No? Mauro, che e lo ringrazio, l'ho ringraziato tante volte perché è una persona che ricordo con molto affetto, ogni tanto ci incontriamo e manda i messaggi di quando suonano i Beatles, e mi disse: ma figurati, per te, cioè, è un'occasione, ci mancherebbe altro. No? Ecco, e quindi io allora uscii dai Beatles, che poi probabilmente trovarono un altro chitarrista, e iniziai, e da lì in poi chiaramente il mio percorso effettivamente subì una spinta in avanti non indifferente, perché poi dopo i Delirium, dove io rimasi sempre, però, perché non, rimasi grosso un po' meno di un anno, sempre però come turnista, no? Cioè io nei confronti della casa discografica io non avevo un contratto, io venivo pagato come turnista, e nel momento in cui poi si trattava di passare al contratto effettivo, e difatti nelle copertine dei dischi dove ho suonato non ci sono, ecco, quindi sembra che uno racconti delle frottole, no, ecco, tutt'altro, però non ci sono, proprio per questa serie di rapporti. Invece nei servizi fotografici, delle riviste, di tutto regolare, il disco per l'estate, tutte le cose che si facevano senza rete, tutte quelle trasmissioni importantissime che ovviamente essendo primente parei Delirium le fecero tutte, anche all'estero, e però appunto non ero un membro ufficiale per quanto riguarda la casa discografica. Però poi, siccome c'era un po' di discussione interna sul fatto di continuare a fare il gruppo come era stato quello di Sanremo, cioè con tutto il coro dietro, meno, alla luce di questo mi sarebbe piaciuto ovviamente mantenere tutto il gruppo fuori, allora io venni via, e insieme ad Alberto Canipa, che era anche lui a Sanremo nel coro, era anche amico di Oscar Tudente, quindi lui perorava l'idea di poter continuare questa cosa, perché ci sono sempre degli agganci. Era uscito in quel periodo lì Joe Cocker, che aveva il nome era Joe Cocker, Mad Dog and Englishman, e fece due dischi, due long playing doppi, no? E dove c'era anche il primo filmato musicale, forse addirittura ancora prima di Woodstock, ma comunque assolutamente in quell'anno lì, in quel periodo lì. E questo film, che io con la ragazzina che avevo allora l'ho costretta a vederlo 8 volte, e una volta, due volte di fila. La prima volta l'abbiamo visto, perché allora si poteva fermarsi al cinema, non eri costretta a uscire, l'abbiamo visto 2 volte di fila, e non so se lei apprezzasse o meno, mi scuso se dovessi incontrarli, dico: guarda, a distanza ti chiedo scusa, ma allora era così. Comunque c'era questo Joe Cocker, Mad Dog and Englishman, dove era un gruppo numerosissimo con due batterie, le mogli dei musicisti che cantavano, bambini senza, mi ricordo che a un certo punto durante un concerto si vede uno dei loro figli, no, che avrà avuto l'età di mia figlia adesso, tipo 2 anni e mezzo giù di lì, scalzo, che cammina per il palco mentre loro suonano, ecco. Quindi c'era questa immagine di famigliare, e quindi l'idea del gruppo nacque da questo, del coro, no? Nacque proprio per dare un'idea evidentemente di quel tipo. E allora non volendo mantenere più il gruppo numeroso, io venni via, e insieme ad Alberto Cani, perché stavo dicendo, si fece appunto la famiglia Ortega. Famiglia Ortega è il nome, non strumentale, perché all'interno del gruppo c'erano 3 sorelle, c'erano Alberto Canepa e sua moglie, quindi c'erano degli agganci familiari, tale per cui alla fine c'erano questi 2 fratelli che poi nel disco, 2 fratelli venezuelani che si chiamavano Ortega, e che sono quelli che hanno, da cui abbiamo preso spunto per il nome. Poi loro, essendo scaduto il permesso di soggiorno, furono costretti a rimpatriare, quindi il gruppo rimase, ma loro non c'erano già più. E si fece appunto questo long play con tanta televisione, ma il gruppo non riuscì effettivamente a anche perché era la mia prima esperienza sia come arrangiatore che come esperienza discografica importante, no? E quindi il gruppo poi durò ancora un annetto, si fece anche una tournée in Grecia, eccetera, eccetera, però poi di fatto il progetto non ebbe sviluppo, anche se si fece tanta televisione, ecco, in quel periodo mi ricordo anche di trasmissioni di una certa importanza. Con la famiglia Ortega approdammo poi
al contatto allo studio G, dove lavorava allora un giovanissimo, diciamo, Aldo Descalzi, che faceva il fonico, e lo studio era del papà di sì, Vittorio e di Aldo, no? E io lì così ebbi occasione appunto di conoscere anche meglio alcuni dei New Trolls. E Michele Maisano stava cambiando, che aveva fatto da non molto l'ultimo suo successo, Susan e Marinai, risaleva a un annetto prima, probabilmente del 72, doveva essere, e stava cambiando gruppo. E allora Piccareda, che era il nostro produttore, gli propose di, sempre sull'idea, lui cercava un gruppo numeroso, perché le tournée che faceva erano prevalentemente in meridione o nelle grandi discoteche dell'Emilia, del Veneto e della Lombardia, dove lì devi fare, non ci va il gruppetto, no? O ci va il grande nome, allora può anche essere da solo, o se no ci va un gruppo che deve funzionare, ci devono essere tante cose da vedere, da sentire. Allora disse: perché non prendi questo gruppo che, diciamo, al momento non hanno il batterista, sono solo le voci, non hanno il batterista, però Michele aveva ripreso i contatti con un suo gruppo precedente, si fece questo Michele Show, come dire, che comprendeva la famiglia Ortega e gli Odissea, che erano il suo gruppo di un tempo, no? E quindi si partì per questo 8 mesi di tournée in meridione. E poi si andò anche negli Stati Uniti, no? Si fece una tournée americana anche, e passammo il Capodanno tra il 74 e il 75 a New York. Noi eravamo alloggiati in un albergo di Manhattan, e mi ricordo sempre la scena finale del film I tre giorni del Condor, quando si vedono i camion che escono dalla sede del New York Times. Ecco, io quei camion lì li vedevo uscire, perché il nostro albergo era praticamente poco più avanti. Così, insomma, e da Michele, quindi la famiglia Ortega lì rimase semplicemente per essere in cartello con il Michele Show, no? Ecco, ma di fatto non esisteva già più. E si fece poi appunto anche una tournée in Grecia, e ormai gli elementi erano quasi tutti cambiati. E dopo io ritornai a suonare in un gruppo da discoteca, dalle cui ceneri nacque l'Assemblea Musicale Teatrale. Questo gruppo si chiamava i Raptus, aveva dentro un giovanissimo sedicenne, forse addirittura sì, sedicenne o diciassettenne, che era Gian Piero Aloisio, e io nel frattempo, nell'ambito della sensibilizzazione politica e dell'attività politica, ero entrato un po' in contatto con il gruppo Teatro Quartiere di Oregina, dove c'era il papà di Aloisio, e Gian Piero, dove scrisse le prime canzoni, e con il collettivo che agiva su a Oregina. E alla luce di queste cose qui, io che al momento ero libero, venni ad essere aggiunto, accettai la proposta che mi fece dal punto di vista economico, e aggiungendo ovviamente un po' di valore, che era la mia esperienza, mi aggiunse a questo gruppo che si chiamava Raptus, e dalle cui ceneri, con un po' di cambiamenti, nacque l'assemblea, nel senso che rimase Giampiero, io a questo punto. Poi nell'ultima fase era entrato anche Alberto Cani e poi Bruno Vigi, quindi praticamente già in quattro, e il batterista Gino Ulivi, quindi praticamente di questi Raptus, così si chiamava questo gruppo, sostanzialmente, a parte il cantante che non, in qualche modo, non, per problematiche familiari, non si riconosceva tanto nella cosa che stavamo progettando di fare, però per il resto tutto il gruppo rimase. E allora nacque. Secondo, hai detto gruppo da discoteca, dove la discoteca allora non era assolutamente quello che si intende adesso. No, la discoteca era, tanto per cominciare, di nuovo con i Raptus si fece una stagione intera, cioè da settembre fino a giugno, di nuovo al Maxim di San Piero Arena, perché conoscevano già me. E conoscevano già questi Raptus, che ci avevano già suonato. Tu pensa cosa vuol dire: 4 date alla settimana dai primi di settembre, cioè adesso, come se iniziassimo questo sabato, fino alla fine di giugno, perché poi la discoteca tutto chiudeva. Ecco, c'era la musica dal vivo, no? Cioè c'era la musica dal vivo, e dove l'andamento cos'era? Tu facevi, che ne so,
un po' di roba, come si usava dire, un po' di svelti, un po' di lenti, sì, e ogni tanto un po' di liscio. Poi al giovedì sera c'era la serata dove particolarmente facevi liscio, no? Rovesciavi, sì, la dinamica, ma innanzitutto suonavi di tutto e poi suonavi e ti pagavano con i contributi. E ti lasciavano libertà in quello che decidevi di suonare. Sì, questo sì, cioè certamente dovevi essere tu all'occhio per essere professionalmente, sì, adatto, non facevi delle cose, io facevamo delle cose anche un po' spinte, qualche pezzo dei Deep Purple, qualcosa di end, scegliendo le cose che potevano essere però ballate, no? Ecco, è certo, ovvio che non facevi, non ha senso accettare di lavorare in quel contesto lì, puoi fare delle cose provocatorie, non avrebbe senso, anche perché io dovevo lavorare, ero capofamiglia già allora, perché mio papà era mancato, quindi avevo mia mamma e due fratelli più piccoli, per cui dovevo assolutamente, volevo fare il musicista, non ho mai fatto altro, quindi è evidente che dovevo lavorare, quindi figurati. E poi dall'Assemblea Musicale Teatrale ovviamente si entrò nel circuito, si mantenne ancora i Raptus per un anno per poter avere più possibilità di lavorare, perché tutti facevamo solo questo mestiere, non c'erano doppio lavoristi tra di noi, e quindi si mantenne i Raptus e l'Assemblea Musicale Teatrale, che nel frattempo aveva debuttato con uno spettacolo La Chiamata del Porto nel 75, e quindi dove potevamo, per esempio d'estate nella Festa dell'Unità, proponevamo le due cose, la serata o anche le due serate di orchestra da ballo, e poi gli stessi in uno spazio teatrale, la sera dopo ancora, li proponevamo magari lo spettacolo teatrale. Ed era una formula che riusciva parecchio, che l'abbiamo mantenuta per anni. E poi fino a che arrivamo al 77 e ci si fece vivi, si venne a sapere di questo Club Tenco che era nato da poco, perché il Club Tenco credo che nasca nel 75, se non mi ricordo, come edizioni, nasce un po' prima come gruppo di gente, no? Ma come progetto, e quindi noi si partecipò con il nuovo disco che era Marilyn, che è il secondo album. E il nostro prodotto venne giudicato interessante, e quindi partecipammo, perché la canzone d'autore l'ho fatta, se non sbaglio, per 4 anni. E si partecipò appunto il primo anno come assemblea musicale teatrale. Dopodiché si prese i contatti più o meno nello stesso periodo con Guccini, sulla scorta del fatto che un nostro amico, che era anche un mio compagno di scuola, non di banco, non di classe, ma di scuola, che poi era Raffaele Niri, che è un giornalista di Repubblica, e anche Piero Spinelli veniva a scuola con me, che era nell'assemblea, che è uno dei tre soci della scuola. E aveva un amico che conosceva Guccini, o meglio, che sapeva dove Guccini andava in campagna. Questa cosa qua, che sembra assurda, se tu hai le idee chiare, hai le idee determinate, sei consapevole che soprattutto si scrivono delle cose interessanti, perché noi ci rendevamo conto che Gian Piero era uno che sapeva scrivere anche se giovani, e se ne rendeva conto anche lui, no? Cioè, non perché uno è un invasato, ma perché se bene o male, se hai un minimo di senso critico, se ti rendi conto di scrivere le cose che non sono brutte, ovviamente, insomma, lo sai, in poche parole. Così si partì, io quella volta lì non andai, invitammo, si andò su e Guccini, che è una persona gentilissima, fu accogliente, e ci si diede l'appuntamento per una prossima Festa del Proletariato Giovanile, così allora si chiamavano, Festa del Sole, che si teneva vicino a Conegliano Veneto, se non mi ricordo, Arzignano, da quelle parti lì. Noi non pensavamo che non venisse nemmeno, figure se lui parte da Bologna, pigro con me, perché questo lo si sapeva già, no? Dalle sue canzoni anche. E vabbè, invece venne con Renzo Fantini, che è mancato un paio d'anni fa, che era suo amico e produttore, vennero entrambi, noi si fece il nostro spettacolo e la cosa gli piacque molto, tant'è che produrono il secondo disco, che era appunto Marilyn, perché noi lo registriamo a Bologna ed era il disco numero uno di questa etichetta che si chiama L'Alternativa, e che Fantini ha tenuto, non lo diciamo con affetto, per far fare i dischi agli amici, no? Sostanzialmente, perché non è un'etichetta che ha avuto dello sviluppo. Guccini è ovviamente, o era, della EMI, no? Quindi è mantenuto come edizioni, ma come etichetta discografica sono usciti solamente dischi praticamente di amici di Renzo. Vabbè, detto questo, si fece questo disco
che quindi aveva, noi eravamo al settimo cielo perché non pensavamo mai, soprattutto non pensavamo di diventare nel momento più esplosivo della canzone d'autore il gruppo Spalla di Guccini, perché il problema di Francesco qual era? Che aveva provato alla Deborah Cooperman, che aveva suonato anche nei suoi dischi, una folk singer americana che vive tuttora in Italia. Aveva provato i Violin, un gruppo di folk, diciamo, credo, piemontese. Aveva provato un altro chitarrista, che era quello che c'era prima, quando venne qua a Genova. Ma il problema qual era? Che quando questi iniziavano, dopo 10 minuti la gente cominciava a gridare Guccini, Guccini. Quindi lui si trovava, la gente che arrivava al momento in cui saliva sul palco, tra virgolette, quasi disturbata, piuttosto che invece aprire lo spettacolo con uno che prepara il primo ingresso. Invece gli piacque molto la nostra grinta, e allora noi per 3 anni buoni, nel momento massimo della canzone d'autore, si fece da gruppo Spalla a Guccini, e poi dopo anche a Lolli, perché anche Claudio Lolli era nella scuderia di Fantini, e anche Paolo Conte, che allora era agli inizi, no? Quindi noi facevamo 20 minuti tiratissimi, alla gente piaceva molto, e quindi, come dire, la cosa funzionò, e quindi noi eravamo contentissimi, anche perché si trattava di lavoro qualificatissimo, di altissimo livello, certo. Perché una volta abbiamo suonato di fronte a 80.000 persone a una festa dell'unità a Roma, quindi voglio dire, insomma, sono cose che non capitano tutti i giorni, ora non capitano proprio più. Mi spieghi il significato del nome Assemblea Musicale Teatrale? Noi eravamo estimatori di Gaber e ci piaceva la formula sua, che consisteva in monologhi, perché era da solo, certo. E canzoni. Monologhi, canzoni, no? Questa cosa qua evidentemente piacque molto anche a Sergio Aloisio, che iniziò a scrivere dei testi, appunto, un po' di rottura, no? Sulla scorta ovviamente di una valenza che non si misurava con l'ipotesi di avere un riscontro commerciale. Erano testi fatti soprattutto per la realtà di base, come si usava a dire allora, quindi venivano fatti in contesti molto particolari, quindi il pubblico che lo seguiva era il pubblico nel movimento, no? Sostanzialmente. E però Sergio, che era persona di grande sensibilità, si rendeva conto che una performance solo teatrale o con delle musiche di sottofondo sarebbe risultata in qualche modo un po' pesante a fronte di non avere attori professionisti. Allora disse: ma perché non facciamo come fa Gaber, che mette delle canzoni? Ecco, allora io credo che sia nata così per loro, no? E quindi questa formula di scena teatrale, che non è più monologo, ma è una scena, a volte anche monologo, ma una scena comunque teatrale, e l'alternanza delle canzoni è derivata dallo schema gaberiano. Poi, come hai detto tu, quindi l'assemblea, perché venivamo dal movimento ed eravamo compagni che si impegnavano veramente, no? Cioè io andavo a megafonare, a fare controinformazione in giro per i quartieri col megafono, magari qualcuno ogni tanto vedo che mi guarda per le strade di Barassi, magari si ricorda ancora di me, e andavo a fare controinformazione, andavamo alle manifestazioni, alle riunioni, eccetera eccetera, quindi c'eravamo davvero. E poi, appunto, questo era il nostro progetto, siamo dei musicisti e vogliamo vivere facendo musica, ma in questo modo, non in qualsiasi modo. E quindi assemblea musicale e teatrale, perché è ovvio che c'è la musica e c'è il teatro, no? Ecco, poi noi non eravamo dei professionisti, ma avendo una certa grinta e delle facce come le tolle, per non dire altre parole, come dire, abbiamo imparato e ci siamo inventati anche dei cliché, delle figure, delle macchiette, per cui recitavamo noi, ecco. Sì. Quindi insomma la cosa ha funzionato, il nome è così. Poi dall'assemblea musicale e teatrale, sempre con molto coraggio, una sera venne Gaber capitò a Genova, perché era in cartellone al Teatro Genovese, di solito lui veniva nelle vacanze di Natale. Una sera si andò nei camerini e si disse, lo dissero Giampiero e Alberto, che erano ovviamente le figure un po' più di punta: guarda, noi ci chiamiamo Assemblea Musicale Teatrale, siamo tuoi estimatori da tanto tempo, scriviamo delle cose, ti andrebbe di incontrarci, eccetera. Gaber, che come Guccini era persona molto molto disponibile, dice: guarda ragazzi, stasera no, perché ho già un impegno.
ritornate a vedervi lo spettacolo se vi piace domani sera, poi andiamo. Andiamo a casa di Alberto e Gian Piero, che allora vivevano insieme, e lì si parlò un po', e Gian Piero li fece sentire in versione unplugged un po' di cose che gli piacquero. Poi venne di nascosto a un cinema a Milano, dove noi facevamo uno spettacolo anche di mattina per quelli che marinavano, pensavo te che anni che erano, non mi ricordo che cinema fosse, il Giada forse, mi sembra che allora si chiamasse Giada, nella periferia milanese, non mi ricordo quale, si facevano gli spettacoli, ma noi si disse ma come mai di mattina? Sì, per quelli che marinavano, infatti c'era abbastanza pieno, e Giorgio arrivò verso la fine per, come dire, non farsi riconoscere, e in fondo assistete appunto al nostro spettacolo di allora, che era Marilyn, che dava il titolo all'album, e da lì nacque un sodalizio, lo andavamo a trovare eccetera eccetera, e dopodiché cominciò a collaborare solo con Gian Piero, a scrivere insieme, perché rendendosi conto Giorgio che Gian Piero scriveva bene, cominciarono a scrivere insieme anche Sandro Luporini, che poi si nomina sempre Gaber, ma in realtà cioè Sandro Luporini e Gaber sarebbe più corretto dire per alcuni aspetti, e dopodiché quando nell'84 Giorgio volle riprovare ad avere il gruppo dal vivo, perché lui provò con il gruppo dal vivo, ma la tecnologia di allora non permise una buona riuscita, no? E quindi non c'era la possibilità per la tecnologia di allora, stiamo parlando giusto del 75-76, mi sembra che fosse anche Per Oggi Non Si Vola, una cosa del genere, non me lo ricordo, forse ancora prima, e diciamo la tecnologia allora non consentiva tanto il controllo dei volumi, queste cose qua, e allora Gaber smise e ritornò con le basi, no? Quindi lui cantava dal vivo ovviamente, però c'era sotto la base, e fece così fino all'84, dove il service da cui si serviva, che era la LEM, che allora era il service più grosso d'Italia, che faceva Sanremo, eccetera, eccetera, e di altissima professionalità, disse: guarda, secondo me adesso sono uscite alcune novità che ti permettono di controllare meglio il live, perché lui chiaramente da solo con le basi, insomma, ogni tanto ci raccontava che quando capitava nell'entroterra, piuttosto che nell'Inter milanese, nelle cittadine di provincia, se lui era lui da solo con un piccolo staff tecnico, era abbastanza mortale, gli piaceva una cosa più viva, no? Soprattutto quando era sul palco, no? Certo. Allora si riprovò, e dall'84 iniziò la mia collaborazione con Gaber, che durò praticamente fino alla fine, con l'interruzione di quando lui fece il Grigio, perché nel Grigio era uno spettacolo solo di prosa, dove rimasero solamente il tastierista e il percussionista che avevo presentato io a Giorgio, perché aveva cambiato due musicisti, c'erano prima Mark Harris e un altro percussionista che per, diciamo, dissensi Giorgio sostituì, e allora io presentai Cialdo Cappelli e Dado Sezzi, che è un genovese, che è anche un nostro insegnante, è stato un socio della scuola anni fa, adesso è ritornato a essere un nostro insegnante, e rimasero solo loro due, perché il Grigio era solo prosa. Allora noi si andò a lavorare con Umbretta Colli, dove le musiche erano di Gaber, per il Teatro Sistina di Roma, su regia, sì, esatto, su regia di Galinei, quindi praticamente la collaborazione con lui continuò, anche se in quei due anni lì non con lui, in quelle due stagioni lì non con lui, ma su musiche sue e con Umbretta. Poi finito il Grigio si riprese fino agli ultimi due dischi, che sono stati fatti in studio, no? Chiaramente, perché lui stava già male, poi io feci una piccola tournée, ancora più piccola, perché lui cadde e il medico gli vietò tassativamente, mi ricordo a Torino, a Dams, di continuare. Dopo, fatto il primo disco, La Mia Generazione Ha Perso, si fece un piccolo un giro che avrebbe dovuto essere abbastanza consistente, solamente io e lui, nelle università, piuttosto che, perché il suo intendimento era quello appunto di legarsi un po' anche al mondo universitario e far sentire le sue cose in quei contesti. Avremmo dovuto essere pochi giorni dopo qua a Genova alla rassegna, il 2 giugno avrebbe dovuto essere al Festival della Poesia a Palazzo Ducale, era già in programma. Era il 2000 praticamente, no? E se non che a Torino
che era tipo il 30 maggio o il 31 maggio, cadde mentre scendeva dal palco, si inciampò, non cade proprio in terra, ma allora a quel punto lì il medico li vietò tassativamente di muoversi, e quella fu praticamente l'ultima uscita live pubblica di George. Poi ci fu il disco, l'ultimo disco addirittura accanto a casa, andarono con lo studio mobile a casa perché ormai stava già male, no? E quindi insomma l'esperienza con George è stata molto lunga, 18 anni. Dall'84 al 2002, quindi nell'arco di, più correttamente, ci tengo sempre alla precisione e alla correttezza, si sviluppò nell'arco di 18 anni, punto, ecco, si poteva dire. E nel frattempo invece c'è anche l'aspetto dell'insegnamento. Sì, questa è tutta la strada per quanto riguarda diciamo il musicale, e non è nemmeno tutta, ma insomma le cose più importanti sono queste. E poi dopo invece nel 1978 io venni via dall'assemblea e quindi che continuò ancora per un anno. E iniziai con questa idea di mettere su una scuola, che allora era pensata solamente come scuola di chitarra. Poi ne parlai subito con Piero, e Bruno rimase ancora per una tournée nell'assemblea, dove io feci la tournée estiva, perché era quella che riguardava Guccini. Perché Gian Piero, non è che avessimo litigato, no? Gian Piero mi chiamò: dai, vieni anche tu, perché dobbiamo fare una serie di palasport, di cose, è meglio che ci sia anche tu. E allora io d'estate feci queste date ancora, perché l'assemblea era ancora il gruppo spalla di Guccini. Però io avevo già di fatto aperto anche il disco Il Sogno di Alice, io nell'assemblea non ce l'ho già più. Ci sono nel disco e suono nei pezzi dove Gian Piero ha ritenuto opportuno che io suonassi, no? Andai al Castello di Calimate, che era questo studio, il top degli studi di allora, che era un castello vero, dove avevano ricavato uno studio di registrazione, e la scuola era già aperta, era il primo anno che era aperto, il primo o il secondo anno che era aperto, e io andai, per esempio, anche a piazze importanti dove presentarono Il Sogno di Alice, che era lo spettacolo nuovo dove io non c'ero, però in piazze importanti come Milano, per esempio, io andai, no? Senza recitare ovviamente, imparai solamente i pezzi della scaletta e feci solamente la parte musicale, però di fatto appunto si aprì, iniziai la scuola appunto, e che aprì diciamo subito dopo le vacanze di Natale, no? Si iniziai con qualche lezione di prova, diciamo prima delle vacanze di Natale, e poi dopo, diciamo praticamente l'8 di dicembre, di gennaio, il 9 di gennaio, qual è? Iniziai ufficialmente avendo lo studio per un po' di anni in casa, no? Perché ovviamente non c'era questa struttura qua, certo. Chiaramente. E in questa stanza qua ci venivo a fare delle riunioni, perché c'era un circolo anarchico che si chiamava il circolo Nino Ferrer, e venivo in questa stanza qua, ma nel 76, nel 77, vedi, a volte si ritorna nei luoghi. E, detto questo, appunto, aprì la scuola che dopo pochi anni inizialmente c'era solo chitarra e li studi erano solo a casa, no? Poi dopo, finita quella tournée, si aggregò Bruno, ci disse se poteva entrare anche lui, e noi ovviamente si disse di sì, e quindi inizialmente eravamo noi tre, no? Ciascuno in casa propria, no? E dopodiché cominciamo ad aggiungere qualche strumento, quindi prendemmo un locale in affitto e si iniziò ad avere un'unica aula oltre gli studi a casa, dove si fece il primo nostro collaboratore, che c'è tuttora, fu Massimo Palermo, che è un insegnante di basso, che è un insegnante di altissimo livello. Entrò anche dentro anche Dado Sezzi, che per anni fu l'insegnante di batteria e percussioni, e adesso appunto dall'anno scorso ha ripreso a collaborare, ma allora era invece proprio diciamo faceva parte del gruppo di persone che dirigevano la scuola. Quindi iniziò a ingrandirsi un po' di più, finché poi appunto ebbe uno sviluppo che insomma, diciamo, credo che a Genova, se uno si occupa un po' di musica, non possa non conoscere il Music Live, ma non solo a Genova, perché poi io approfittavo del fatto di essere in giro in tutta l'Italia
no? E quindi io promuovevo la scuola. Le mie collaborazioni con chitarre, con la rivista, ovviamente avevano anche un rapporto di scambio. Io scrivevo le rubriche e loro ci davano l'inserto pubblicitario Music Line. Quindi, e poi approfittavo, andavo a trovare le scuole di musica un po' in tutta Italia, no? Quindi il nome della scuola è anche attraverso la mia persona, se vogliamo, ma è comunque conosciuto a livello nazionale, quantomeno tra gli operatori del settore, no? Evidentemente. E la scuola, insomma, ha avuto lo sviluppo che poi forse almeno in parte conoscete anche voi, dove quest'anno è per noi, se posso parlare appunto un po', allargarmi un po' su questo. È chiaro che adesso la scuola è l'attività prevalente, visto che ormai la parola tournée per i musicisti sta quasi sparendo, e anzi su questo mi farebbe piacere, ci ho dedicato tutti gli articoli di Era Superba di 2 anni e mezzo fa, e quindi poter dire qualcosa sulla professione del musicista, che vogliono letteralmente farla sparire. Non sembra quasi che ci sia un'intenzione, perché se no così non ci riuscirebbero, se non fosse, è una battuta la mia, ma sembra veramente un disegno. Ma al di là di questo, la scuola ovviamente mi ha assorbito molto. E per noi è sempre stato importante, oltre all'aspetto didattico, ovviamente, partire da un assunto. La persona che ti trovi davanti, ancora prima di essere un musicista, o un futuro musicista più precisamente, è una persona, no? Quindi la consapevolezza di avere di fronte un individuo. Io sono uno strenuo difensore dell'individuo, ovviamente sono però l'individualismo nel senso nobile della parola, non malato, no? E quindi gaberianamente, mi viene da dire. E quindi hai di fronte una persona, quindi parti dal suo vissuto musicale, e non solo magari, perché poi il suo vissuto musicale si inserisce in un contesto che è poi il contesto della sua famiglia, della società, della scuola, di quello che è. E allora in questo senso cerchi di impostare un dialogo. Dico cerchi perché comunque il dialogo interumano è sempre col punto interrogativo, non sai mai bene come vada a finire, no? Questo poi, se poi parliamo d'amore, di cose di questo genere, mi scappa da ridere subito, no? Ecco, quindi perché le problematiche sono eterne e irrisolvibili. Ma detto questo, comunque si tratta di un rapporto di comunicazione che tu cerchi di sviluppare. Devo dire che negli anni gli allievi che abbiamo avuto, che poi hanno fatto i professionisti, sono tanti, molti insegnanti ce li siamo tirati su noi, erano allievi nostri che adesso iniziano a fare i professionisti. E per non parlare, non solo di Marco Fadda per percussioni, molti chitarristi o diversi chitarristi, Gianni Sainato, Marco Tindiglia, Fabrizio Giudice, Fabio Moretti, insomma, per indicare dei nomi che hanno lavorato anche in tournée nazionali, no? Eccetera, ma tanti altri, no? Anche Gabriele Serpe, appunto, come dicevamo prima, è stato per un po' di anni allievo mio. Ma comunque anche bassisti bravi, no? Come Pincetti, Daniele Pincetti, piuttosto che altri, evidentemente Trincia e diversi altri che lavorano appunto anche professionalmente a livelli piuttosto alti. Però il tutto è sempre partito dall'idea, almeno per quanto riguarda quelli che mi sono capitati sotto le mani, no? Ma anche gli altri insegnanti, cerchiamo di comunicare e scegliamo i nostri collaboratori in linea di massima, non sempre ci riusciamo, ma tenendo conto di questo aspetto, di questa apertura culturale che per noi è importante. E quindi dare anche dei suggerimenti che vadano al di là delle semplici problematiche tecniche legate all'acquisizione di una disciplina strumentale. Intendo dire, non ci sono solo le scale, gli accordi e i bassi che scendono e la melodia che sale, no? Cioè non c'è solo Certo. quello, ma c'è, paradossalmente, io sempre con spirito polemico, ma in senso pulito, sostengo che ci sono tanti musicisti che non hanno, non necessariamente insegnanti, che non hanno cultura musicale. Cioè, cultura musicale non vuol dire sapere a memoria tutti i dischi, chi ha suonato in tutti i dischi degli Animals piuttosto che di Jimi Hendrix, ma vuol dire capire che la musica nasce dal tessuto storico e che quindi si inserisce nelle coordinate storiche che hanno fatto sì che poi uscisse quel suono lì. Ecco, quindi vuol dire aprirsi a considerazioni che non hanno nulla a che fare con le note, no? Ma collocano la musica all'interno di un contesto socio-storico, no? Ecco, e quindi per me questa è la cultura musicale, che poi può anche diventare il fatto che tu sai che nel quarto disco il batterista era cambiato e in un pezzo ha suonato quello lì anziché quello là. Certo, Ecco,
ma questo è, sono cose assolutamente inutili, no, al fine della cultura musicale effettiva. A questo proposito, tu sostieni che comunque ci sia negli ultimi anni una sempre maggiore mancanza di novità, di ricerca del nuovo in musica, che poi è una cosa che appunto hai approfondito anche nella tua rubrica. In questo senso, visto che insegni, cosa cerchi di trasmettere ai tuoi allievi per invogliarli a uno slancio verso questa ricerca dell'inedito? Ma guarda, una delle cose che dico è il fatto che la tecnica deve essere sempre al servizio dell'espressività, no? Cioè la tecnica fine a se stessa credo che sia di scarso interesse. Intendo dire, i chitarristi super veloci degli anni, fine anni 80 e parte anni 90, che scaleggiavano a delle velocità stratosferiche, rischiavano di annoiare, tolto la mentalità del ragazzino che ha 14 anni e quindi, come si sa, i bambini sono lì a schiacciare tutto, no? Io mi ricordo quando suonavo da ragazzino, entravo in saletta a provare, tutto al massimo, bassi, acuti, medi, volume, se ci fossero state 20 manopole io le mettevo tutte al massimo, perché era così, no? Quindi non hai tanto gioco quando sei più bello, scusa, no? Scusa, mi viene in mente la scena iniziale di Ritorno al Futuro. Esatto. Esatto, ecco, è quello lì, l'hai azzeccata perfettamente. Quindi è evidente che tolto la mentalità da ragazzino, e non è un caso che il pubblico di questo tipo di musica sia prevalentemente adolescenziale, no? Ecco, ma tolto da lì, quando cerchi di sentire cosa uno scrive, cosa uno cerca di comunicarti attraverso la musica, se si tratta di musica solo, se ci sono delle parole, diventa molto importante la parola e l'equilibrio musica-parola, ovviamente. Allora a quel punto lì cerchi di capire che cosa uno vuole esprimere. Allora la tecnica deve essere al servizio della tua idea, no? Cioè tu devi dare attraverso le tue idee musicali, devi plasmare quella che è un'idea che la tecnica ti aiuta a mettere a fuoco, no? Ecco, sostanzialmente. Un'ultima considerazione sullo svuotamento della figura del musicista, come mi stavi dicendo prima. Sì, su questo aspetto devo dire, è un aspetto questo a cui tengo molto, perché il mestiere, la professione del musicista sta effettivamente attraversando molte difficoltà, e soprattutto a livello istituzionale, e lo dico con la verve polemica che maggiormente mi possa riuscire, e non c'è, ma non a livello locale, a livello nazionale, no? Quindi i nostri politici sono degli imbelli dal punto di vista del considerare la musica, no? E questo lo dico proprio a partire da tutta la classe politica, nessuno escluso. Ci fu anni fa Gino Paoli, quando era parlamentare, credo ancora nell'allora PC, fece qualcosa, ci fu poi Veltroni che abborracciò qualcosa, ma nulla di significativo. Il problema è quello che non si capisce che la musica dal vivo, la musica considerata professionalmente, dall'ultima birreria del Tirolo fino all'ultima paninoteca di Ustica, potrebbe da lavorare, ma nel senso di progettarsi un'esistenza, a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone, no? Quindi è una cosa assolutamente scandalosa che non si capisca che la musica, come il teatro, come la letteratura, come l'arte, la cultura, come, in genere, ecco, sono i pilastri di una comunità che non abbia cultura musicale, perché si sta perdendo, è evidente in questo ascolto sempre più distratto con le cuffiette, no? Con le cose, ma non è ascoltare musica quella roba lì, con uno che ti spintona sull'autobus, l'altro che ti parla addosso, ma come dici, ho ascoltato Wagner, ma voglio dire, puoi giusto ascoltare delle cazzate, se mi si permette la parola per la seconda volta, no? Ecco, intendo dire, allora il fatto qual è? Che la professione del musicista, con degli interventi europei, con degli interventi adeguati, con dei programmi seri, no? Dovrebbe essere al centro dell'attenzione, proprio perché, non solo per
per evitare l'impoverimento della cultura di una comunità nazionale, ma anche per garantire, per fare in modo che ci possa essere una continuità professionale, perché se la musica comincia a diventare un secondo lavoro, e per alcuni già lo è, non ci può essere la capacità di tenuta professionale se uno lavora 8 ore al giorno a guidare un autobus piuttosto che a fare un'altra cosa e poi e suona 2 ore al giorno, no? Cioè non è possibile, no? Quindi è evidente che questo aspetto vada affrontato, ed è un momento di grandissima difficoltà non solo per la musica dal vivo, ma proprio per una sordità istituzionale tale per cui è come essere di fronte a un muro di gomma. Tu vai lì, presenti dei progetti, parli di cose e poi sostanzialmente viene fuori che se tu fai una cosa ti danno lo spazio, se la fai gratis è meglio, al che ovviamente uno non può dire: ho capito, io vengo gratis ma poi tu mi paghi le bollette del telefono, cioè che non è proprio possibile ipotizzare che dei professionisti, un conto è dare lo spazio alle giovani generazioni, alle nuove leve, a quelli che alla terza età, cioè noi abbiamo dei corsi anche per la terza età, uno che voglia ancora fare, che abbia voglia di fare, benissimo, ma questo è una cosa, un conto è chiaramente ritagliare degli spazi, dare delle opportunità, che vuol dire finanziamenti, investimenti, per fare in modo che ci possano essere dei giovani che si spendono la vita anziché fare il poligrafico, magari sono dei talenti che possono trovare la strada musicalmente. Ecco, questo è un aspetto. E allora mi viene da dire: che cosa è, per esempio, musica dal vivo? Uno che suona in un locale con Michele Maisano, che allora un po' di anni fa, non so se lo fa ancora, si è impegnato tantissimo e gli va dato grande merito in questo SOS, che era il sindacato operatori dello spettacolo, e loro cercarono di definire che cosa è musica dal vivo. Allora, uno che mette dei dischetti, che canta mezzo stonato e che fa finta di suonare nella pizzeria da Emma, dico un nome, non so nemmeno se, spero che non esista una pizzeria da Emma, così almeno ci togliamo da ogni dubbio, ma è fare musica dal vivo? No, io andrei con un bazooka pieno d'acqua ovviamente e aprirei il fuoco, no? Ecco, per così dire, cioè non è possibile, no? Cioè, bisogna che ci sia la qualità musicale, c'è la tecnologia per suonare a volumi bassi, per fare delle cose più contenute, c'è ormai, non c'è possibile, non è, un locale non lo può fare. Si suona unplugged, no? Un trio di chitarre. Che problema c'è? Appunto, ma bisogna che questo discorso, e credo che l'euro abbia per la musica dal vivo e per la musica in generale, visto che la musica c'è il 20% sopra, cosa che l'editoria non ha, perché bisogna anche, non si capisce perché un CD deve avere il 20% in più, e mentre invece uno compra un libro e non ce l'ha. Questo qui è già una di quelle cose. Sì, quindi è evidente che se non hanno cambiato la normativa in questi ultimi tempi, intendo dire. Allora, è chiaro che l'euro, per quanto mi riguarda, io non è che sono non sono uno anti-euro, no? Sono sempre stato un europeista mediamente convinto, non esaltato certamente, però intendo dire, ci si è resi conto di questo fatto, no? Perché quello che ho scritto in un articolo di ormai 2 anni fa è esattamente questo, cioè un gruppo che suonava in un club e prendeva 600.000 lire, un quartetto, poteva starci dentro perché riusciva a coprirci le spese e si beccava il suo giornaliero, diciamo così. Quando è entrato l'euro, improvvisamente sono diventati 300 euro meno, ma quando tu andavi a comprare il latte è come se tu avessi guadagnato 600 euro, non 300, anche no? Rimanendo nel locale, quello che prima costava 5.000 lire allora non capisco euro. Perché se tu quello che tu, la birra che prima mi mettevi 3.000 lire, ora me la metti 3 euro, io che prendevo 600.000 lire per suonare mi dai 300 euro. Ecco, quindi è chiaro che questo è stata una mazzata terribile, no? Evidente. Però è chiaro che ci dovrebbero essere e ci potrebbero essere dei progetti europei che dicono: vuoi aprire si parla di nuova imprenditoria, vuoi aprire un locale che faccia musica dal vivo, ecco, con un progetto serio, non all'italiana, alla scura, per poi così, poi non faccio un cazzo e i soldi me li metto in tasca. No,
Però cioè, ci potrebbero essere degli aiuti dove tu, se apri un locale per fare musica dal vivo, devi avere queste caratteristiche, dai da lavorare a dei musicisti. Bene, allora che ne so, c'è un finanziamento per, c'è un aiuto i primi 5 anni, non paghi di... Ora sto andando a ruota libera, non sono uno competente tecnicamente in queste cose, ma se ci fosse la volontà e la comprensione di queste problematiche, si potrebbe fare in modo che la musica possa continuare a vivere. E poi c'è un altro aspetto che è quello, e io sono relativamente vicino alla polemica feroce che fece Sgalambro, scrisse anche un libretto che uscì contro la musica. Io sono abbastanza contro la musica, in che senso? Per esempio, ma questo ci aprirebbe di nuovo a temi che andrebbero discussi a lungo, io sono... Che bello quando arrivi in un ristorante e non c'è la musica di sottofondo. Cioè, che bello dove arrivi in quei posti e non c'è la musica. Perché la musica ha bisogno di una ritualità che una volta era la ritualità dei Pelle Rossa che erano lì intorno al torneo, che giravano. Ma la musica ha una sua ritualità. La devi andare a sentire nei luoghi deputati a sentire musica, che sono i teatri, innanzitutto, i luoghi da concerto, ma anche i club, il pub, dove si... Poi per il resto basta, il problema qual è? Che l'uomo, l'essere umano, ha paura del silenzio, no? Perché se c'è silenzio magari ti viene in mente qualcosa. Magari allora, pensi. Ma ecco, allora per riempire il silenzio si sente musica in modo assolutamente inappropriato e distratto, col risultato che poi sei talmente inflazionato che non ne puoi più. Ecco, io difatti quando vado nei locali c'è la musica per esempio altissima, beh, lì mi viene già voglia di uscire e andarmene, non riesci nemmeno a parlare, no? Cioè, quindi il problema è proprio quello che la musica è stata espropriata della propria ritualità. Allora, non essendoci più il gioco rituale intorno al fenomeno musica, è evidente che poi si perde l'interesse, no? E quindi è chiaro che bisognerebbe ritornare alla ritualità della musica, quindi cominciando a fare in modo che non ci sia più musica. Questo è un, come dire, un miraggio, no? Comunque, insomma, sono tempi difficili, come minimo. Un po' dappertutto. Sì, no, dappertutto, però, come dire, io anche lì polemicamente sulla Superba in un numero ho scritto, ma non si capisce perché i metalmeccanici devono avere degli aiuti, e uno che ha scelto nella vita di fare musicista, cosa devo fare? Vado in un negozio, compro una bella pietra, no? Cioè, ci metto una corda e mi butto giù di sotto perché ho deciso di fare il musicista. Cioè, siamo seri, non ha senso. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ringrazio ti auguro voi. Buon lavoro e buona musica, speriamo. Speriamo. Già sarebbe importante musica, poi se è buona, anche buona ci impegneremo per farla buona.